Vogliamo raccontarvi del lago di Candia come un luogo dello spirito. Non vogliamo fare un elenco di specie del regno animale e vegetale. Non vogliamo illustrarvi l'orografia del regno minerale. No. Vogliamo narrarvi il lago di Candia come ci è apparso un giorno sprofondato nel tempo, quando un pescatore, con la sua nave, solcava incessantemente quelle acque. Abbiamo abbassato l'orecchio per ascoltare la terra del lago. Abbiamo posato l'orecchio sulla lastra di ghiaccio che lo ricopre in inverno. Ci siamo messi in disparte ad osservare per cercare di capire qualcosa del lago e degli uomini che l'hanno vissuto. Abbiamo cercato nelle antiche carte le storie e poi abbiamo osservato i volatili, i pesci, le sorgenti, le paludi, gli alberi e i canneti e i luoghi sacri alle antiche divinità. Insomma, abbiamo cercato di comprendere e raccontarvi lo spirito di questo luogo magico. Fuit autem uno tempore abipo regia civitate, inferius tota vallis illa in montibus interclusa lacum agno. Ci fu un tempo che tutta la conca che da mezzogiorno della città di Ivrea si stende fino ai monti era occupata da un grande lago che comprendeva tutta la pianura. La Dora, mescolando le sue acque con quelle del lago, defluiva sotto Mazzè, verso Rondissone. In questo sbocco la Dora erose il fondo molle, aprendosi una breccia e il lago si svuotò. Così rimane fino ad oggi e la sua arena si coltiva, tranne che nel luogo più settentrionale, nel luogo più depresso, rimase il lago di Azeglio e di Piverone, con buone scardole e tinche. A mezzogiorno, presso Candia, Castiglione e Caluso, in un luogo molto profondo dove l'acqua non poté prosciugarsi, la Dora lasciò ancora un altro lago, da cui si traggono buone scardole, lucci e tinche. Oggi si chiama Lago di Candia. Petri Azzari Jacobi, De Bello Canepiciano, Anno Domini 1362.
circondato da un grande anfiteatro morenico del Canavese. Dalle colline i castelli di Candia, Caluso, Mazzè, Vische, Moncrivello, Masino sembrano fare la guardia ancora oggi, senza riuscire a fermare il pescatore che continua a remare. Il lago e le sue genti hanno continuato a vivere mentre i potenti signori si scontravano e tutto distruggevano nelle loro lotte, come il vicino castello di Speratone di cui si è persa anche la memoria del luogo. Il conte Tommaso Valperga di Caluso, l'abate, amico di Vittorio Alfieri, dal suo castello di Masino rimira il lago, quasi nascosto dalle colline, e allora sogna e scrive un poema cavalleresco che celebri Masino, la millenaria dimora degli avi che si perde nella notte dei tempi. Ma sembra aver timore del lago che nasconde profondi misteri. Giungono due cavalieri con le scintillanti corazze e vedono un'orribile serpe, enorme, che lascia velocemente la riva per guadagnare il lago. Ma i cavalieri alla caccia di mostri, draghi e altre infamie si scagliano con tutte le loro forze contro il serpe. Lo trafiggono e gli spiccano la testa dal tronco in un lago di sangue. Allora, soltanto allora, i due intrusi si accorgono che il corpo terribile del serpe si trasforma in quello di un ragazzo bellissimo, la sua testa spiccata e incorniciata dai capelli biondi e poco distante. E solo allora scorgono emergere dalle nebbie e dalle acque chete la dama del lago, che sussulta in un pianto d'amore disperato, terribile, e li maledice con tutta la loro cavalleresca discendenza. Ma il pescatore va, si muove attraverso il tempo. Virginia Basco, poi contessa di Lantosca, una villa Mazzè e le lezioni di letteratura a Torino, un amore epistolare con il suo professore, l'esule Francesco De Santis, il padre della letteratura italiana, un amore impossibile perché destinata a sposare il nobile conte di Lantosca. Lui la esorta, dopo una comune visita ad Alessandro Manzoni, a scrivere un racconto. Siamo nel 1858 e Virginia descrive un piccolo affresco romantico del lago. Sempre che vengo in campagna vado a dare un addio a questo lago. È un luogo che mi è tanto caro. Mi par quasi di ritrovare un amico rivedendolo. Mi seggo sulla sponda in un bel pratello e sto così solo assorta nei miei pensieri anche alcune ore. Oh, quella volta che dopo aver colto una margherita l'hai voluto sfogliare per vedere se t'amavo. E tutta contenta della risposta mi baciasti e ribaciasti tante volte. Nel passare dinanzi al cimitero una lacrima rispuntò. Mi inginocchiai presso il cancello e cercai con gli occhi una croce. Qui vi era stato sepolto, poco prima, un fanciullino che amavo tanto. Egli mi sorrideva sempre quando lo vedevo e mi correva incontro tutto festoso. Sembrava capire quanto l'amavo. Non mi potevo persuadere che fosse morto, tanto bello com'era. Ed ora credevo di vederlo di nuovo, con quel suo sorriso d'angelo. Ero lungi da lui quando moriva e mi sembrava che dovesse risorgere per darmi un ultimo addio.
Il tempo scorre lentamente e l'uomo vuole misurarlo, prova a fermarlo. Il tempo è un uccello che vola, prova a misurarlo per sapere quanto tempo gli rimane. E allora è come fermare un uccello, chiedergli chi sei, da dove vieni, tornerai? E come potrò riconoscerti se ti rivedrò solcare questi luoghi? Ho bisogno di lasciarti un segno, così che io abbia la speranza di ritrovarti, di ritrovare il tempo, il mio tempo. Va il pescatore, come il battello ebbro di Rimbaud, che solca incessantemente quelle acque come se non dovesse o volesse mai ritrovare la riva. E poi il Novecento, il nostro secolo industriale, la fabbrica di Ivrea che Paolo Volponi non nomina mai. Ma non c'è solo la fabbrica, perché in ogni angolo c'è il lago di Albino Saluggia, il reduce della guerra che diventa finalmente operaio per naufragare nella propria follia. Poco dopo ero davanti alla grande fabbrica dove, trascorsi altri 5 giorni, mi sarei dovuto presentare. La mia curiosità fu ripagata dal più profondo mistero. La fabbrica, grandissima e bassa, ronzava indifferente, ferma come il lago di Candia in certe sere in cui il sole, in mezzo a tutto il paesaggio, ad avere luce. La dama del lago e il pescatore sono sempre l'ultimo conforto, il pescatore. Dietro la sua barca avanzava la sottile nebbia del freddo e mise un grido di richiamo improvviso e netto come un altro elemento naturale. Era la paura di essere solo e restarci per sempre. Solo come da ragazzo, come in un sogno, e mi sembrò nel momento in cui gridai che tutta la mia vita sbagliata avesse sempre mirato tale sorte. L'uomo della barca si avvicinò alla mia sponda e nascose la faccia per piegarsi e remare con maggior forza. Approdò quindi come uno sconosciuto, non era nessuno di quelli che nella vita mi avevano aiutato o potevano farlo. Salii sulla barca in silenzio. Sentivo l'odore della sua giacca di lana, un odore paterno. Come aveva fatto a capire che volevo il suo aiuto? Soltanto dal mio grido. Thank you.
Il pescatore ci salva. Non chiede chi siamo, perché sa che cos'è il lago. Lo sapeva, lo sa, lo saprà per sempre.